Zanotto, oggi quella che vediamo qui al Salone del Mobile 2015 è ancora evidente la freschezza e la ricchezza dell'offerta dell'azienda nonostante i 60 anni di successo. Zanotto oggi è pertanto azienda leader di riferimento nel mercato dell'high quality design, con una identità molto rigorosa, ben precisa e con una missione molto chiara, ovvero soddisfare i propri clienti sia nei bisogni funzionali che aspirazionali attraverso la sua offerta di soluzioni di arredamento. Ci siamo dati un titolo, un nome in codice per il nostro progetto di crescita che abbiamo chiamato Zanotto 2020, e questo perché abbiamo intenzione di arrivare a quella data avendo percorso degli step ben identificati. Sicuramente noi stiamo in questo progetto, abbiamo dato una grossa attenzione al go-to-market strategy dell'azienda, stiamo sempre di più evolvendo il business model in direzioni più moderne. L'offerta è così ampia che si presta benissimo a una channel strategy nuova, moderna, che vada anche a cogliere opportunità che oggi sono soltanto parzialmente indirizzate, così come sono parte di questo progetto Zanotto 2020 anche un commitment maggiore dell'azienda su una nuova business unit che è quella dedicata alle forniture del contract. Quindi Zanotto 2020 rappresenta la sfida del prossima alla quale tutti siamo chiamati, e quindi anche a livello di organizzazione, a livello di processi, a livello di gestione sia del day by day ma anche finalizzata a creare efficienza in azienda, tutti i quasi 100 dipendenti di Zanotto stanno concorrendo con grande entusiasmo, rinnovato entusiasmo direi, anche perché l'azienda arriva all'appuntamento del 2015 con forza, in salute, sicuramente in grado di poter fare tanto, replicando il successo dei precedenti anni e scrivendo nuove pagine di storia Zanotto e di successo Zanotto. Gli obiettivi di Zanotto nel 2015 sono obiettivi di crescita. Il 2015 è la prima tappa del progetto Zanotto 2020, è un progetto su cui Zanotto sta lavorando da alcuni mesi e che prevede chiaramente una crescita a livello di sales, a livello di visibilità e di brand awareness, specialmente nei mercati emergenti, che sono tutti quei mercati che per la nostra visione offrono sia opportunità retail che di contract. L'identità di Zanotto si rinnova per un Salone del Mobile 2015 all'insegna della contemporaneità e della qualità delle proposte. La nuova brand image si configura in modo forte, rigoroso e determinato e si rende evidente nella rappresentazione rinnovata del logo, nella grafica, nel linguaggio fotografico all'avanguardia e nella nuova immagine dell'allestimento fieristico. I protagonisti del branding sono il designer grafico Leonardo Sonnoli, allievo di Michele Provinciali, art director negli anni 60 e 70 di Zanotto, recentemente premiato con un compasso d'oro. L'architetto Elisa Ossino per lo styling, collaboratrice di spicco delle migliori testate a livello internazionale. I due fotografi Adriano Brusaferri e Leo Torri, di comprovata esperienza pluriennale, e i due architetti Calvi e Brambilla, autori dell'allestimento fieristico, progettisti di successo di allestimenti, negozi, uffici, residenze private e prodotti. In questa cornice di talenti si aggiunge un'autorevole collaborazione di progettisti affermati a cavallo tra più generazioni, tra cui gli inglesi Willy Landers e Damian Williamson, lo studio svizzero Atelier OI, lo studio spagnolo Lievo Real Termolina e insieme ad altri giovani promettenti e talentuosi quali la svedese Anna von Scheven, l'austriaco Frank Rettenbacher e gli italiani Lucidi e Pevere. Grazie ad un lavoro congiunto di design innovativo e di abilità tecnica aziendale, presentiamo un ventaglio di proposte originali e con una forte caratterizzazione espressiva. Caratteristiche queste che hanno sempre contraddistinto la collezione Zanotto. Una collezione in produzione da oltre 60 anni di storia e con una grande capacità di guardare avanti, registrando il presente,
come ha ben sottolineato l'architetto Beppe Finessi nella sua introduzione al libro Design 101 Storie Zanotta, che presentiamo come ulteriore novità a questo Salone 2015. Abbiamo costruito questo progetto editoriale con Leonardo Sonnoli, immaginando di costruire un piccolo museo cartaceo, un museo fatto di storie di ieri, ma di storie anche attuali e storie di domani, e abbiamo avuto il privilegio di poterlo fare guardando dentro la collezione storica, l'archivio e l'attualità della produzione Zanotta. E la produzione Zanotta è oggettivamente una produzione davvero speciale, perché è stata costruita, immaginata e sognata da un imprenditore unico, che è stato Aurelio Zanotta, e che come nessun altro imprenditore ha avuto questa illuminazione di costruire un'azienda fatta di tante straordinarie e uniche eccezioni. Per questo libro, che si chiama Design 101 Storie Zanotta, per lavorarci ho avuto una guida straordinaria, che è quella di Beppe Finessi, che mi ha appunto introdotto e spiegato, ha raccontato più di 100 progetti eccezionali di questa azienda, che è stato un privilegio per me appunto seguire e mettere assieme in questo libro, proprio perché la Zanotta ha anche una grandissima storia nel campo della grafica italiana. Quest'anno presentiamo Soji. Soji, diciamo, nell'immaginario è la famosa parete dell'abitazione classica giapponese, che viene mossa, spostata e rimodula un po' lo spazio. Questo progetto si chiama Raperonzolo, è un specchio, e nel mondo dello specchio ci sono tanti racconti, e per noi Raperonzolo racconta questa storia di una donna con questa lunga treccia. L'idea di questo specchio, abbiamo fatto questa cornice per proteggere il specchio con una treccia fatta di due cinghie di cuoio, per fare qualcosa di semplice che protegge, che attacca il specchio alla parete. The cover bed is a logical extension of the undercover sofa concept that we launched last year at the Salone, and the idea is about to experience two different layers at the same time, two layers of fabric, and to play with the tension between the cover and the pillow underneath. You can play with the textures and colors and different surfaces. This is the very concept of the design. Per quello, quando arriva l'incarico concreto di fare una sedia e casa, e vogliamo allargare questo concetto di abitativo al di là della casa, se noi ci entriamo anche nella casa pubblica, che sarebbe l'industria alberghiera, e per esempio anche nel mondo del lavoro, perché se si lavora in casa, perché non portare la casa al lavoro? Prende come risultato questo che vediamo, Lisa, la varietà di fusti che la fanno più precisa per situazioni più diverse, tanto del modo funzionale come del modo espressivo. So this new project, the Table Santiago, is in essence a continuation of the metal tables designed for Zanotta last year. So the idea was mainly to bring the same lightness and slimness of those designs and transform them into something much larger, in this case a dining table in wood. I didn't want to have any support structure underneath, so to have really just the tabletop with the slimmest possible legs in wood was the main idea. Therefore, I also looked at inspiration from architecture, Santiago Calatrava, that's why the name. So to create legs with a support structure in metal in this case, to really have the slimmest possible dimensions, but with some elegant detailing, in this case these wires, who support the slimmest possible wooden top. Well, I sat down with Zanotta and they gave me the brief to revisit the William collection. They asked me to imagine how we could make the collection more dynamic. So we played with different options and we felt that it would be interesting to create more of an island feeling. And we did that by removing backrests in specific locations and replacing it with a low shelf or table.
Fa molto piacere vedere Troyway rinascere nel suo 50° compleanno con una maturità che lo rende certamente più comodo senza perdere la sua elegante semplicità. La Sacco è sempre attuale, un prodotto che fa parte della storia moderna del design, al di là delle mode e delle tendenze. Sono contento che Zanotta abbia voluto aggiornarla con queste due versioni medium e small che ampliano la gamma degli utilizzi in pubblico junior. Forse non a caso, il primo ricordo che ho della poltrona Sacco e il mondo dei ragazzi è in casa di Duilio Gregorini, che proprio dal 68, anno in cui è nata Sacco, è stata una delle anime dell'azienda. I suoi figli e i loro bambini si divertivano un mondo a sedersi e giocare sulla poltrona che assecondava i loro movimenti e le forme del corpo. La nuova Sacco aggiunge anche una serie di rivestimenti allegri e decorativi che attingono all'universo dei cartoon.